Prima cosa, accendiamo il barbecue perché ci serve bello caldo e in temperatura per la ricetta di oggi. Poi dentro vi spiego tutto. Oh cacchio, da che parte si apre? Questo non si è più completo. Via veloci perché sono le 3:30, abbiamo una fantastica oca intera da cucinare e dobbiamo riuscire a farla, a cucinarla entro stasera, perché questa sarà la nostra cena. Avete visto che ho già preriscaldato il monolith intorno ai 170-180 gradi. Intanto che si preriscalda, noi naturalmente lavoriamo su questo bellissimo esemplare. Guardate che dimensioni che ha. L'oca intera è una ricetta tipica invernale, tant'è che si fa fatica durante il resto dell'anno a trovare l'oca. Solitamente dicembre, gennaio è il periodo dove è più facile reperirla, proprio perché esemplari belli come questi si prestano bene ai cenoni. Noi non lo cucineremo per Natale e neanche per il cenone di Capodanno, però abbiamo un'occasione speciale tra di noi stasera e di conseguenza abbiamo colto l'occasione di farvi vedere comunque la ricetta. Come vedete è un'oca intera con busto, è stato rimosso solamente il collo, presenta ancora le coste che noi però andremo a lasciare. Controlliamo sempre che all'interno della cavità, quando la comprate, non mettano le frattaglie. Nella ricetta di oggi non ci sarebbero servite, ma sono comunque buonissime per esempio da fare un sughetto di accompagnamento. Alcuni chef dicono che la carne migliore dell'oca è quella decongelata, perché la carne risulta più tenera, e così è stato, tant'è che il nostro fornitore addirittura non le tratta fresche ma solamente congelate. Di conseguenza prendete il vostro tempo per farla decongelare, lasciatela pure arrivare a temperatura ambiente, quasi la stessa procedura che fate con l'ambientamento, chiamiamolo, di una qualsiasi bistecca prima di andare in cottura. Come per tutti i volatili, qualsiasi essi siano, bisogna andare prima della cottura a sfiammare o semplicemente a togliere i peletti e le piccole pennette che ancora sono rimaste attaccate. Devo dire che qua hanno fatto anche un bel lavoro, però come sempre ce n'è qualcuno che non vediamo. La nostra solita fiamma. Allora. E naturalmente passiamo anche la schiena. Con la fiamma siate leggeri, fate in fretta, piccole passate rapide, perché vedete bene che come ci si sofferma leggermente di più su un punto la pelle diventa lucida, perché l'oca comunque è un animale tipicamente più grassa rispetto agli altri volatili ed è un fattore molto importante e da ricercare, è un pregio in questo caso. Tant'è, piccola informazione, non so se sapete che il grasso d'oca è uno dei pochi grassi, insieme a quello del maiale, che possono stagionare senza irrancidire. Potremmo potenzialmente andare a fare un salame d'oca con il grasso dell'oca. E proprio questo grasso, proprio il fatto che la pelle, vedete che si lucida al primo calore, ci aiuterà, sarà estremamente importante durante la cottura lunga che farà quest'oca. Se vi può interessare il fatto, questa curiosità del salame d'oca, lasciate pure un commento che magari affronteremo anche l'argomento se c'è tanta richiesta. Fatto questo, noi abbiamo deciso, come detto prima, di cucinarla intera, però andremo a fare un ripieno all'oca così che ci sia un'armonia di sapori migliore rispetto che alla semplice oca arrosto. E ci concentriamo sul contorno. Non è un contorno. E ci concentriamo sul ripieno. Dai una passata al tagliere, per favore, con un po' di carta pronti via. E all'interno di una bacinella noi prendiamo delle mele che naturalmente dobbiamo andare a non a pelare, perché la pelle, la buccia gliela lasceremo attaccata, naturalmente sono mele che sono già state lavate, e le tagliamo a pezzettoni in una casseruola. Dopodiché, sempre nella stessa marmitta, nella stessa bacinella, nello stesso contenitore, andremo ad aggiungere una cipolla, quella che avete in casa va benissimo, noi avevamo le bionde che hanno un sapore abbastanza dolce. Stessa regola vale per la cipolla,
non importa se si disfa la cipolla perché chiaramente è fatta a strati. E questo è il nostro condimento principale. A questo uniremo il succo di un limone, spremiamo direttamente, così. Prima amalgamata, così che il limone non vada a ossidare le mele. E andiamo a dare profumo con le ultime aromatiche che ormai da noi rimangono nell'orto. Il freddo comincia a farle andare in riposo. Quello che avete, noi avevamo un po' di timo e un po' di maggiorana. Come tutte le aromatiche, non sto a dirvi che devono essere sfogliate per non avere il rametto all'interno del ripieno. Io andrei a vedere anche fuori perché ho paura che stia decollando. Ci possiamo ritenere soddisfatti, questo è il risultato. Bellissima, bellissimo aspetto. Tant'è che gli faccio una foto. A quant'è? 250. 250? Sì. Molto bene. Ripieno pronto, ma sale non deve mancare, perché un ripieno scondito è la cosa peggiore che possiate dare ai vostri ospiti. E un po' di pepe bianco noi aggiungiamo sempre, che ci sta veramente bene. Non aggiungiamo olio per amalgamare, per dare succosità, perché oca già abbastanza grassa, dopo risulterebbe troppo pesante. Ripieno pronto, il sale e il pepe lo teniamo qui perché comunque una grattatina all'interno dell'oca gliela diamo. Bellissima sempre. La piantate. Un po' di sale anche all'interno, perché il problema di tutti i tagli grossi, come sapete bene, se vi siete mai cimentati, è far arrivare il sapore all'interno. Dopodiché la mettiamo in posizione e riempiamo. Dovremmo essere anche giusti come quantità, perché comunque calcolate che qua la parte posteriore ha parecchia pelle, parecchio avanzo, che noi comunque andiamo a riempire, perché considerando poi le dimensioni totali dell'animale, è giusto che ci sia un po' di ripieno per ogni commensale, tanto quanto parte di carne. Diamo un po' una schiacciatina, così che tutto vada in posizione. E per finire, non possiamo lasciare indietro il sughetto. La giro a favore, vedete che siamo pieni. E qua c'è l'avanzo che adesso andremo a chiudere, a legare, per far sì che non esca naturalmente durante la cottura. La chiudiamo con uno spago. Se avete ago e filo, fate tutti i punti croce che volete. Oggi invece vi facciamo vedere un sistema di chiusura diverso e alternativo, che è anche bello da vedere una volta che portate in tavola la preparazione. Prevede di prendere degli stuzzicadenti e li andiamo a infilzare così, di traverso, come se fossero degli stuzzicadenti da una parte all'altra. Siate delicati, perché naturalmente in questo momento non sono affrancati, come si dice, e la parte principale, il taglio più lungo, è stato chiuso. Ora, classico spago d'arrosto, andiamo a fare un nodino, lo andiamo a infilare sul primo stuzzicadente e poi chiudiamo. Se volete essere sicuri che l'oca non prenda vita e corra via, altro giro e facciamo un doppio nodo. E ora da una parte all'altra, passando sotto da un lato e dall'altro. Tirate un po' e sotto dall'altra. Tiriamo un po' e sotto dall'altra. Tac. Arrivati qua sotto, giro in tondo e saliamo al contrario. Il ritorno naturalmente lo facciamo incrociando gli spaghi, e quando si arriva qua, un bel nodino per chiudere nuovamente. Con questo tipo di legatura non fate una chiusura il più invisibile possibile, ma la legatura diventa parte integrante, parte estetica della ricetta. Pronti per andare in cottura, veloci che sennò non verrà pronta. Sale fuori, leghiamo. Possiamo dare una legata alle cosce per tenerle più compatte. Tac. Dito. Se inventiamo uno strumento che fa quel dito qui, il dito di spago. È che tu non hai abbastanza mani da... E se serve, ma questa io ti direi di no.
ti direi di non legare queste, perché sennò se andiamo a tirare uno spago intorno al busto andiamo a rovinare quello che poi sarà l'aspetto visivo del busto. Vorrei che la chiusura con gli studi credenti si vedesse bene e il petto si lucidasse. Ci siamo, pesa come un bambino e andiamo in cottura. Allora, 150 gradi, naturalmente cottura in diretta. Sotto le griglie andiamo a mettere una vaschetta usa e getta, o se ci sta anche una teglietta classica, così che durante la cottura tutti i grassi cadano all'interno della vaschetta senza sviluppare fiamma, ma principalmente lo usiamo perché all'interno aggiungeremo o brodo di gallina o dell'acqua anche semplicemente per tenere umido l'oca durante la cottura, a seconda delle fasi se serve o meno creare umidità. Non dobbiamo fare nient'altro, chiudere il coperchio, facciamo salire la temperatura ai 170-180 gradi e ci rivediamo tra, secondo me, un 3 ore. Tra l'altro vorremmo che si colorasse bene la superficie dell'oca, perché presentarla in tavola tutta bella colorata fa un effetto scenico veramente bello. Quindi una dose di fumo adesso e una dose di fumo tra circa 2 orette direi che ci servono tutte. Mio Dio, c'è l'interno che è... Dunque, la situazione è questa. Fuori ci sono 0 gradi, dentro una ventina. Il barbecue ha retto bene ed è ancora intorno ai 150 gradi, nonostante il freddo. Il risultato è questo. Dopo circa 3 ore e mezzo di cottura. Spettacolo! Ha raggiunto i 70 gradi al cuore, di conseguenza farei parlare i commensali. A sto giro io non dico niente, lascio parlare i commensali. Ci siamo! Wow! Fare la foto?